Alberto Maroldi, io giornalista TV, non mi vedete perché in realtà preferisco far vedere due persone sicuramente molto più prestanti e belle di me, soprattutto una. Insomma. Ah, sei bello pure te, dai, lo sa benissimo di essere bello e affascinoso. Dove siamo? Sala Umberto, no? Sala Umberto, Roma, siamo... sul palco, infatti vedete questo enorme orologio qua dietro, questa cosa un po' impotente no? impotente va venuta bene, perché io ieri ho visto già questa commedia impotente, perché il senso del tempo, questa tabella, no? Che uno dei vostri personaggi che oggi manca con questa intervista, aspetta, vado troppo forte, cominciamo a fare una cosa, presentatevi, nome, via. Edi. Angelillo. E tu? Lorenzo Gioielli. Ma forse ecco, Lorenzo Gioielli. Lorenzo Gioielli. E con questa voce meravigliosa, non so se avete notato. Molto sexy, molto erotica. Quella che ha la nicotina anche. Dillo di nuovo. Lorenzo Gioielli. Oh yeah, a tutte le donne che stanno... Esatto. Chiudete gli occhi. Cioè, no. Allora, Lorenzo è quello che ha scritto, la persona che ha scritto questa cosa, che questa pièce teatrale, chiamiamola così, che trascina la gente in una risata che inizia all'inizio e finisce veramente nel corridoio di uscita, perché non è nemmeno a dire che prendete in questo... rutilante movimento, però bellino, perché in realtà fa ragionare molto, ha un bel ritmo, ma fa ogni tanto si ferma quel tanto che tu riesci a ragionare, no? Quello sì, la missione era questa. È interessante in questo scambio continuo di ruoli fra voi due e anche agli altri due, che appunto ci dispiace non ci siano, ma è l'altra coppia, che poi in realtà non è vero, c'è un incrocio. No? Sì, sì. Lui, lei, l'altro e l'altra, sì. L'amante, la moglie, il marito, l'amante, tutto una commedia in castro proprio. Gli altri comunque sono Amanda Sandrelli e Blas Rocarelli. Però non è una storia, diciamolo, anche perché è una storia di corna, ma questo credo che fosse abbastanza evidente già da quello che avevi detto mirabilmente. È un si parla un po' della confusione di quella specie di bilancio che si crea a un certo punto della vita, in cui uno capisce che ha fatto molto meno di quello che avrebbe voluto e ha avuto molto meno di quello che avrebbe potuto avere. E allora cerca di rincorrere faticosamente, perché questo orologio alle mie spalle è esploso. L'altro protagonista a un certo punto dice: ma io sono quarantenne, e tu gli dici: no, ma cioè, ce n'hai 49, stai per... gli cambia tutto il mondo a questo punto di colpo, no? Sì, perché lui si sente di colpo un vecchio, no? Perché sentirsi dire che sei alla soglia dei 50 è... quarta età quasi, neanche tutte. Infatti io leggo avidamente che sui giornali che adesso la terza età comincia a 50 anni, un po' mi rilascio. Senti, ma vogliamo dire, insomma, questa donna bellissima che hai accanto, sì, che nella vita, meritatamente, nella vita sul palco è la moglie dell'altro protagonista, sì, che devo dire è quest'uomo quadrato, assolutamente il contrario tuo, no? Lui è quadratissimo, vive con una tabella, tutta la sua vita ordinatissima, perfetta. Sì, anche quando fa l'amore, ha calcolato che sono 14 minuti, sì, è bellissimo. E c'ha la sveglia sul comodino, quindi può controllare. Tre volte a settimana, non dico. Aspetta, però ci stiamo inoltrando. Io avevo una domanda da ieri, ma questo pollo al curry. Allora ti spiego. Allora, io adesso sono diventata abbastanza brava come cuoca, abbastanza. Stai parlando sul personaggio o sul personale? Sul personale, sul personale. Io e Lorenzo ci conosciamo da un po' di tempo e ho avuto la malaugurata idea di invitare a cena Lorenzo, Blas, eccetera, e quella sera feci il pollo al curry. Ah. E non faceva schifo come raccontato nello spettacolo, era un po' meglio. In realtà gli avveleni praticamente. Faceva schifo, ok. E da lì a Lorenzo ovviamente gli è venuta l'idea di trascinare un qualcosa di personale realmente accaduto nella commedia. Vabbè, normalmente succede così, quindi il pollo al curry sì, esiste veramente. Esiste, però era veramente segatura, però? No, era buonissimo. Però non si sa se l'ha detto come personaggio o come personaggio. Però è veramente una gran cuoca, la ricordiamo un po' tutti in La prova del cuoco, lei vince tutte le volte. Quanto è sciocco, non sono una brava cuoca, però adesso è da qualche annetto adesso che tutto insomma... non si può fare, se fosse anche una brava cuoca... Sarebbe in grado di fare una serie di cose veramente fuori dal comune. Sono due o tre piatti, insomma, ma non sono straordinari. Senti, diciamo una cosa, però insomma non è un caso che state qui voi due, perché voi due a un certo punto vi innamorate. Tu sei un personaggio che legge, sei un dottore, un medico generico, e hai questa
maledizione di leggere il pensiero degli altri. Maledizione è la parola giusta, perché se uno davvero l'avesse sarebbe una maledizione, perché non sei in grado di amare niente a nessuno, perché se leggono i pensieri più riposti. È contemporaneamente esilarante, ma tremendamente vero il fatto che tu non potresti fare l'amore con nessuno. No. Già. Leggerebbe in trasparenza tutto quello. Invece cosa fanno le donne quando fanno l'amore? Pensano a altri uomini, pensano a altre tutto donne, meno alla difficilmente. Spesa, sì. No. A te qualche volta. La spesa deve essere tremenda. No? Una certa malvagità in quest'ultima versione ha aggiunto anche. Pensano anche al momento in cui dovranno fingere l'orgasmo. Perché c'è stata un po' di cattiveria, diciamo, da parte mia. Però perché è una cosa che. Eddie è l'unica donna che tu non leggi. A cui non riesco a leggere nulla, sì. Niente, è tremendo questo fatto, no? Però proprio di lei mi innamoro, perché finalmente ho la possibilità di non avere questo eco nelle orecchie sempre continuato delle cose che non voglio sapere poi di fondo, perché nessuno di noi vuol sapere tutto dell'altro. C'è l'ambizione, ma se fosse così sarebbe no, poi spesso quando lo sappiamo siamo anche spaventati, no? Certo, quindi non è. E quindi si sviluppa questa storia fra voi. Sì, una storia. Io parlare di innamoramento mi sembra un po' troppo. Io parlo di innamoramento. Sì, tutti innamori. Sì, lei... L'uomo come al solito, diciamo, noi siamo broccoli, sì, noi sì, ci innamoriamo. Si innamora, ma nello stesso tempo dopo mezz'ora è già pronto ad andare con l'altra, insomma, quindi chiamiamolo innamoramento, ma abbastanza superficiale. Perché insomma. Un uomo solo di una certa età, a quel esatto, punto. Giusto, hai ragione, sì, esatto. Lei non si innamora, lei è affascinata da quest'uomo ed è un'evasione. E si sente un po' tradita dal suo marito. Un po'. Beh, non una è alla prova, vero? Una pazzesca, cioè lei lo sa di avere una testa stracolma di corna. Io ho visto... Ma la gente intorno dice, ma cos'è la satiriasi? No? La satiriasi. Tu lo accusi di essere un satiro, no? In realtà lui a un certo punto fa un pezzo bellissimo, quando parla delle donne, sì, no? Il posteriore sì, delle sì. donne, quello che l'altro. Degli occhi, delle tette, dei culi, tutti noi sì, uomini, sì. In quel momento, mentre guardiamo, insomma, facciamo, beh, forse pure io, insomma. Anche io soffro di satiriasi. Abbiamo una percezione di maschi e una percezione delle femmine, per dettagli è olistica nel contempo, no? E questa è la cosa meravigliosa, che a noi ci piacciono le caviglie, i culi, ma anche tutta, quindi è complicatissimo. Non sappiamo veramente da dove iniziare, infatti lui parla quando fa e dice devo leccare, vabbè non vado oltre perché ci saranno dei bambini. Gli organi interni, nel senso il collo, la milza, il fegato, sì, si parla di questo, sai. E insomma, quindi tu a questo punto sei affascinata da questo. Affascinata e soprattutto è un'evasione vai, dalle corna. Vai quasi senza conoscerlo, incredibile. E la cosa bella è quella. Che per te, che invece sei una donna, anche una mamma di famiglia. Insomma. Esatto, sì, nel senso poi ho diciamo dei valori, tra virgolette, quindi non voglio proprio che questa storia cominci nel vero senso della parola. Nessuno sa niente dell'altro, neanche il nome, ci inventiamo un qualcosa che sta al di fuori della realtà. Sì, vi scambiate nomi falsi. Esatto, quindi che poi sinceramente non è un giochino carino, è divertente, sì, potrebbe essere. Sì, si può augurare, insomma, no. Che dici, no? No, è accaduto, è stato fatto, di quei protagonisti, però, insomma, se... No. Abbiamo registrato tutto. Non è proprio una novità degli ultimi non è un'idea incredibile. Che no, ha detto l'idea, ha detto mi piacerebbe, non sarebbe male come idea, il giorno che decidi di, no? Molto sì. Interessante. Senti, ma a questo punto poi dall'altra parte c'è invece una storia parallela, che è la storia di tuo marito e di quest'altra donna che è l'amante, che tu non conosci. No, non conosco, lei, che è la mia migliore amica. Migliore amica e miglior amico, perché insomma sì, invece tuo marito è il suo migliore amico, quindi esatto. È veramente questo incrocio. Finché poi a un certo punto ci si vede, no? Che è successo? Stanno arrivando la mia migliore amica, Amanda Sandrelli, e mio marito, il satiro. Volete unirvi? Fate un giro. Via. E allora a questo punto, allora continuiamo a parlare un attimo di voi. In questa scena fra voi si rompe qualcosa, o prima? Perché prima parlavamo chi lascia chi in realtà. Ma forse si, sei si più rompe, tu. Ti posso dire una cosa, si rompe nel momento in cui ci troviamo nella realtà. E nella realtà, la realtà è casa mia con mio marito. Nel momento in cui lui subentra in questo mondo già... È crollato tutto perché viviamo. Prego, in nel frattempo sono arrivati gli altri due personaggi. Gli altri, ecco, adesso buonasera, ci muoviamo un po' con la telecamera, li mettiamo dentro. Eccoli. Sono la microfonatrice. Purtroppo abbiamo un solo microfono. Ci dispiace. No, 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 no
Allora, eravamo arrivati quasi al momento della scena in realtà, però insomma ci siamo persi. La tua descrizione della donna, cioè, l'ho fatta io ma in maniera in vericonda. La donna è fonte di ogni meraviglia e di ogni curiosità, oggetto del desiderio comunque. Totale. Non abbiamo detto nome e cognome, tipo le Iene, dai. Blas Rocarei. Perfetto, adesso ti abbiamo. Roca qualcosa. Blas è il nome. Passiamo da una voce erotica, sì. Passiamo all'estero. Che è la voce erotica, scusa? Alla sua. Ok, e passiamo a una invece, la mia quale sarebbe, come la definisci? Estera, molto, questo fascino. Il fascino dell'esotico. L'esotico, vai. Allora, il mondo femminile è... Tu sei il satiro. Io sono il satiriaco più che il satiro, non arrivo a tanto. Sfioro il satiro, vorrei essere ma non ci riesco. E le donne mi piacciono moltissimo in tutte le loro vesti, comunque sono un universo da conoscere e che è assolutamente irresistibile come esplorazione. In realtà per noi che ti guardiamo insomma, ci fai sentire quasi colpevoli, perché tutti noi abbiamo guardato, posso dire, il culo. No? Cioè, quindi, mia moglie? No, perché colpevoli dico, io fa quello che gli pare, basta che non viene a casetta mia, poi fai ciò che vuoi. Cioè, poi fai quello che vuoi. Comunque insomma in realtà tu sei in questa tua costruzione, tu sei l'uomo delle tabelle, ti abbiamo nominato, la cui vita è estremamente grande costruita. Organizzatore di se stesso, è vero, si è ispirato, insomma, si calca un po' l'acceleratore, ma diciamo che un grande fondo di verità c'è nella vita. Sì. E quindi a questo punto però c'è un buco. Parlavo della satiria, parlavo delle tabelle. Sì, non perché sai, qualcuno potrebbe pensarlo. Ecco, appunto. Lasciamolo detto, non si sa. Insomma, certo, molte donne intorno, io sentivo ieri sera, cioè, ma com'è bello, ma è interessante. Ah, ma hai registrato anche la tua voce? Questa cosa lo sentiranno tutto il mondo. Sì, sentiranno. Venite a vedere questa commedia perché c'è un gran figo. C'è la voce erotica, il gran figo invece è quell'altro. Che tra l'altro gioca con quest'altra bellissima donna. Adesso la parola alla tua amante. Alla mia amante, figlia d'arte. Abbiamo detto figlia d'arte. Amanda, non dico il cognome perché tanto a questo punto... No, fai anche tu, come le Iene. Amanda Sandrelli, stavi dicendo che mi hai risparmiato meravigliosamente. Volevi risparmiarmi il figlio d'arte, ma ci ha pensato il mio... Coniuge. Tuo partner. È il mio partner che, ahimè, è un coniuge, altrimenti se fosse un amante si sarebbe risparmiato questa battuta, ovviamente. Senti, ma lui ti legge nella mente? No, ecco, niente di più lontano da lui. Lui non legge nella mente di nessuno, se non nella sua, a volte, malamente. A volte nemmeno malamente, nella sua. Però credo sia una cosa. Poi devo farti un'altra, la faccio a tutti e due a questo punto, visto che siete appena arrivati. Ma sto pollo com'era? Questo pollo al Kerry? Beh, io diplomaticamente devo insomma dargli un 7 meno, ma insomma più di quello, veramente con tutto il bene. Eddie ci ha regalato del Kerry veramente alla prima dello spettacolo e noi ci siamo sbizzarriti a fare dei polli meravigliosi a casa, giusto per riempire questa falla. Senti, ma insomma, com'è questo fatto? Tu in realtà sei la donna, tutto sommato sei la donna che ogni uomo vorrebbe avere. Perché sei una bella donna innamorata, senza problemi, non si crea problemi, vuole vivere l'amore. Sì, poi sei appunto... Donna che non esiste, no, sei una donna, no, non credo che esista. Comunque se esistesse anche nella... Mi era caduto il microfono, non so se si è sentito la donna che non esiste. Però appunto anche nello spettacolo Marianna dice un paio di cose un po' inquietanti, che se non ha, che non vive senza amore, quindi è davvero un bisogno sconfinato, è una persona che ha bisogno, talmente bisogno d'amore che è disposta quasi a tutto. Quindi è innamorata dell'amore? È innamorata dell'amore, ma io credo che quando uno è innamorato un pochino questa cosa accade, certo, poi oltre una certa età normalmente si scende un po' a patti, no? Anche con quello che credevi, anche con... Penso che tutte le donne sognino un principe azzurro o un imperatore, come un po' più meno banalmente, no? Ha scritto Lorenzo, cioè un uomo che ami solo te sempre, tutta la vita. È quello che credo tutte le donne sognino. Io l'ho sempre sognato, sono sempre stata molto romantica. E ripeto, scendere a patti. Il principe azzurro che viene e ti fa carpensita, chiudi il gas e vieni via. Poi sì, un pochino scendi a patti, perché è ovvio che l'amore è fatto di alti e bassi e che la vita reale non è esattamente come uno la sogna, però
Però io continuo a pensare che fra il mio atteggiamento, l'atteggiamento di Marianna, di essere disposta anche a soffrire pur di vivere l'amore, rispetto a quello di Edoardo, che invece è un cinico convinto che appunto l'unica strada sia quella di mentire e di mentirsi. Sicura, perché insomma lui la mente la legge davvero. Davvero? Bah. Ma prima, insomma, abbiamo fatto una battuta. Questo, io forse sono uno di quelli. Però io capisco che alla fine, quando tu gli dici sono incinta, e lui ti dice beh, lo so. Sì, è vero anche che insomma un medico forse da qualcosa può intuire. Giusto per lasciarci il dubbio, via. Sì, c'è un dubbio, perché lui effettivamente poi svela, no, un trucco, quindi il dubbio rimane. Sicuramente Edoardo è al contrario. Deve essere che ti faceva buttare via le 30.000 lire apposta, insomma. Allora possiamo... Però la stessa battuta che citi tu, le betite che citi tu, sei incinta, sì, lo so, però lui stesso dice lo terrai? Se legge il pensiero dovrebbe saperlo se lo terrà o no, anche no. No, adesso gli deve spiegare delle cose che non ha ancora capito dopo 3 anni di repliche. No, però credo che, ecco, Rudy non legge, non potrebbe mai leggere il pensiero, no? Come anche Blas. Ci si domanda se che tu possa leggerlo tu il pensiero. No? Perché sì, perché è un fatto anche di, credo almeno, non so, questo forse dovrebbe dirlo meglio Lorenzo, però credo sia anche un fatto di attenzione agli altri, no? Il personaggio di Rudy è estremamente concentrato su di sé. Edoardo lo è in un modo diverso, lo è quasi annullandosi, no? Pensando comunque di, credo, di riuscire a sfuggire. In realtà stiamo dicendo già alla fine, ma tanto è tale piacere di vedervi mentre fate questa commedia, che io non credo che so. Poi insomma, ecco, appunto, non, nessuno muore qui, non, grazie a Dio, corna facendo, ma ma dall'altra parte, appunto, ma dall'altra parte tu però non hai il coraggio di dire a tua moglie che la ami. Corna facendo, l'ho capito adesso, era il doppio senso, è il fuso orario peruviano. No, ma io sono una persona onesta, per cui dico le cose come l'ho capito, non è che non l'ho capito un attimo in ritardo. Qual era la domanda che mi sono perso? Perché lui si sta preparando sul personaggio, quindi in realtà non è proprio con noi. Ma insomma, ecco, la domanda è che in realtà tu alla fine, guardando tua moglie, che ti dice un momento di quasi di riavvicinamento, tutti stanno tirando il respiro, pronti a dire va bene, le dirà ti amo, e invece tu la guardi e non parli. Quella fa parte della battuta precedente, perché la tua franchezza non te la metti su per il culo. È talmente sincero comunque che non glielo può dire, perché non, probabilmente l'ama, ma non nel modo in cui lei vorrebbe, non se la sente di prendersi questa responsabilità. Beh, l'ama, perché lascia l'amante quando sembra... No, non lascia l'amante, io credo, perché ama tanto la moglie, perché si rende conto che sta amando tantissimo l'amante, a prescindere dalla moglie. È spaventato da questo risucchio amoroso potente che lui non conosce e che teme moltissimo. Quindi ama se stesso. Ama se stesso, sì, sicuramente. Ama molto se stesso. Sì, stai vedendo quello molto, che tua moglie sì. sta facendo? Sì, sì, no, ma lo so. Sì, solo io che non so come sono mi posso amare così tanto. Perché chi mi conosce non può amare, perché c'è poco da amare. Io invece, con un'alta concezione così errata di me, sono l'unico che si ama veramente così Devo tanto. Dire, bellissimo questo fatto che tu a un certo punto... Amanda, rubali il microfono perché se ne può più. Ma insomma, ecco. Ma lui a un certo punto dice, ma io penso poco, perché alla fine non devo pensare come avvocato, non devo entrare dentro. E poi si sa, o si pensa o si fa, questo dice a un certo punto, che è una battuta molto... Torniamo a Edi, questa donna bellissima che però... Ecco, questo è Blas, è l'uomo meno gratificante del mondo, per fortuna non sono sua moglie. Stare con Blas 3 secondi, ti senti la donna più brutta e più, come posso dire, no, guarda, non me lo dire a me. Meno male, madonna, povera Mandina. No, bella fortuna, vabbè, ci sono altri uomini che insomma mi gratificano. Meno male. Beh, insomma, vai. Ma comunque è adorabile, se, Blas. Se metti su Wikipedia o su internet Amanda Sandrelli, dei servizi fotografici ne trovi a tonnellate, quindi lasciamo perdere. Detto questo, però, insomma, in effetti, tu hai... Abbiamo detto questa storia così quasi inventata, un po', anche un po' per ripicca, no? Ma poi quando vi trovate nella realtà uno di fronte all'altro, crolla tutto. Assolutamente, crolla tutto, perché per me lui esiste in quel mondo, che è quell'albergo, è fuori da tutto. Dovresti lasciare definitivamente tuo marito? Beh, sicuramente sì, nel senso che mi ritrovo di fronte a lui che rappresenta la fantasia e lui che è la realtà. E normalmente una donna, purtroppo, spesso sceglie la realtà.
Beh, hai i figli che sono andati via nella finzione, per cui sei libera. Ma ci sono delle, lo so, ma ci sono dei rapporti che sono così malati, gli equilibri così malati, che si sta bene poi in quest'autotortura. Assolutamente, quindi fa paura l'ignoto, fa paura il dover lasciare tutto per un qualcosa che non sai, quindi stai nell'orrore quotidiano e questi sono i due personaggi. Mentre gli altri due personaggi, Amanda e... sono più volatili, più leggeri, più... Se ne vanno... Le interviste che abbiamo fatto su questa nella nostra vita, però al di là di quello, al di là dei complimenti ovvi, ma sì, è un problema, perché in realtà i quattro sono uno peggio di un altro, ma non sono peggio di un altro che sono malvagi, no, Hitler, Stalin, no, sono uno peggio di un altro, c'è un interno egocentrismo talmente chiaro, talmente sempre portato all'ennesima potenza, anche fingendo una grande generosità, e somiglia tanto a... Ma possiamo dire, lo siete davvero veri? C'è quello che c'è in giro è questo, eh? Sì, l'idea di fondo era quella, l'idea di fondo era quella, dai 40 anni e over, in effetti il grave problema è proprio questo. Se vogliamo avere un attimo la parentesi di verità, ma insomma, in effetti, poi moltissime belle donne dai 40 ai 50 dice siamo soli, dov'è l'uomo? però forse perché tutti noi siamo un po' persi dentro noi stessi. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Un po' meno le donne, è un po' di tutti e due. Molte donne sono sole dai 40 in su. Aspetta, muoviti il microfono. Perciò dicevo che non erano tutti noi. Visto, persa se stessa. Scusa, allora. No, perciò dicevo, grazie, no, perciò dicevo che non è una storia di corna esclusivamente. A me mi ha terrorizzato una frase che ha detto Verdone tempo fa, e poi basta con queste storie di corna, dopo averci fatto i milioni di euro, un po' mi ha messo ansia. Allora... Beh, perché magari riuscite a farle pure voi. Cioè, torniamo a questa commedia, vogliamo dirlo il nome? Perché fino adesso mi accorgo che non l'abbiamo detto, diciamo, il nome di questa commedia. Non c'è tempo, amore. Perfetto. Non c'è che tempo, è da 3 anni in giro. Sì. E tu sì. La... Quarto anno. Ecco, passiamo la palla al produttore. Al produttore, vieni. Da dove? Sì, coproduttore insieme a Amanda Sandrelli. Claudia Cosenza è l'autrice di questa orologio. Claudia Cosenza è la scenografa. Bellissima scenografia. E siamo al quarto anno di repliche, la seconda volta a Roma, nello stesso teatro che è questo, la Sala Umberto, che ci sta ospitando. Senti, i dialoghi sono veramente veloci e forti, difficile probabilmente tradurli, ma sarebbe interessante farla anche all'estero questa. Sì, perché sarebbe difficile tradurli? Perché certi modi di dire, certe sfumature forse... Sì, però c'ha un andamento invece anche proprio nelle parti, credo proprio da commedia, ha un andamento che è proprio... assolutamente esportabile sul ritmo e sul controtempo. Sì, assolutamente. Sì, parlo solo della parte vocale. Ci hanno detto più volte, credo sia un bel complimento per Lorenzo, che non sembra una commedia italiana, nel senso che ha un umorismo e una... americano, inglese, insomma non italiano. Infatti un amico americano che è venuto a vederla era entusiasta. E a volte c'è una difficoltà di... È bello perché voi, insomma, più parlamente uno parla, no? gli altri due parlano. No, ma cosa succede? È una cosa, una fatica terribile, sì. Capito? Poi perché le donne rimangono sole per questo, perché è una fatica tremenda. Tu tenterai di ucciderlo ogni notte, ti svegli, lo guardi e fai... Sì, dici, poi dico, vabbè, in fondo però... In fondo lo amo, questa è la verità. Sì, però insomma, ecco, gli altri due personaggi che non sono in una relazione così difficoltosa sono soli, molto soli. Sì, ma è veramente molto piacevole parlare con te. Ma semplicemente perché l'ha visto e uno dovrebbe sempre vedere. È vero, devo dire è stato importante questo, cioè averla potuta vedere ieri mi ha dato spunti perché normalmente sappiamo bene che noi giornalisti ci arrivano dei trailer o delle cose, insomma. Leggiamo le schede, ma poi far domande specifiche. Questo livello di comprensione anche del profondo non è proprio, insomma, veramente sono 3 anni che ci giriamo e sappiamo che il pubblico percepisce molto più degli addetti ai lavori. Ci sono differenze fra nord e sud? Un pochino. A nord li fa ridere molto di più. A sud rimangono un po' più inquieti invece. È perché il senso della famiglia è diverso, sì, completamente differente. Anche questa è una esplosione in senso negativo di una serie di sentimenti e di rapporti, no? Quindi insomma non è che proprio
ben visto. Sarebbe interessante distribuire fra il pubblico, questo giusto per lasciarvi adesso, dei foglietti di gradimento per sapere i maschi per chi tengono. Chi dei due tengono per Marianna, ovviamente. Per Marianna, sì, io rappresento proprio la classica moglie rompiballe, vogliamo dirlo. Lei è il sogno. Però devo sogno. Dire che questa credo sia un po' una scommessa riuscita. Marianna è anche intenerisce anche le donne spesso. Cioè all'inizio di ruolo no, ovviamente sei è la nemica numero uno. Alla fine molte donne mi hanno detto chiaro, sì, quella, però... quella la distruggi famiglie. Però poi quando capisci che non vuole distruggerla la famiglia. No, e poi comunque si distrugge anche lei, insomma, non è che ne esca così bene anche lei, neanche Marianna, si no? Distruggono il teatro. Signori, allora veramente vi ringrazio, è stato molto bello vedervi e speriamo che venga ancora tanta gente qui alla, vogliamo dirlo, Sala Umberto a Roma. Signori, arrivederci. Ciao.